What's up guys? Questo video è importante perché riguarda un tema che tanti di voi mi chiedono a riguardo ed è anche un tema molto divertente ed entusiasmante perché consiste nel decidere dove andare a vivere in America, cioè come scegliere la città. Tuttavia è noto spesso un errore di metodo. Moltissime persone infatti sono venute in America in vacanza e si sono innamorate di una città in particolare. Tuttavia non sempre quella città è necessariamente la città giusta per voi. Questo è il ragionamento dal quale io voglio partire oggi, includendo due step che vi serviranno per capire qual è la città giusta per voi. Il primo step consiste nel capire quale lavoro voi volete fare e in base al lavoro poi dovete decidere la città. C'è un vecchio schema negli Stati Uniti che secondo me è piuttosto attuale tuttora anche oggi, nonostante l'economia sia in generale più diversificata, ma solitamente, generalmente, se uno vuole fare carriera in finance, quindi diciamo tutte le cose relative a Wall Street, beh, naturalmente New York City è il posto dove andare. Se uno invece vuole più puntare a qualche lavoro del tipo government jobs, questo è un discorso un po' più complicato perché molti lavori government jobs accettano solo americani, ma il posto dove andare ovviamente è Washington DC o anche per lavorare in agenzie che sono collegate al governo americano. Se uno invece vuole lavorare in settori come energy, petrolio, il Texas è il posto dove andare. Se uno di voi invece vuole lavorare nel settore delle automobili, il Michigan è solitamente il posto dove andare. Se uno vuole lavorare nel settore delle automobili anche più, diciamo, di ultima generazione tecnologie, beh, Tesla che si trova a San Francisco nella Bay Area è sicuramente più indicato. E se volete invece lavorare sempre in settori come digital, technology, la West Coast. Se volete lavorare come attori, come cinema, beh, in quel caso il posto dove andare naturalmente a Los Angeles. Questo è un tema che conosco piuttosto bene perché ho vissuto in 5 città diverse da quando vivo negli Stati Uniti e quindi ho un'idea più generale di come bisogna scegliere e come scegliere bene. Ci sono naturalmente lavori che voi potrete fare e svolgere in qualunque città, ma è importante individuare per quale settore, quale industria, la città che volete scegliere è forte. E io farei proprio il ragionamento al contrario, partirei da qual è il vostro settore di interesse e poi cercherei la città. Poi c'è un secondo step molto importante, dovete capire quale tipo di vita voi potete permettervi in una determinata città. Se avete individuato una città che vi interessa e che quella città magari è anche forte dal punto di vista del business nel quale voi volete entrare, dell'industria nella quale voi volete entrare. Dovete però anche rendervi conto che se in quella città non ci sono le condizioni per vivere una vita con una buona qualità della vita, beh, allora è decisamente da riconsiderare. La regola in questo paese è che solitamente nelle due coste si ha a che fare con affitti molto alti, case piccole, ristoranti affollati e commuting più problematico perché ci sono ovviamente molte più persone, molto più overcrowded. Questo genera una qualità della vita che a volte è più stressful, più complicata e molto spesso tante persone non sono in grado magari di permettersi un posto per vivere da sole. Quindi in quel caso forse conviene rivalutare la propria strategia. Questo è un discorso importante perché credo che molti di voi che puntano a venire in questo paese non sono già magari a un livello estremamente avanzato della propria carriera, quindi dovranno un po' accontentarsi di quello che trovano quando arrivano qua. E in questo caso significa che non avrete probabilmente una disponibilità economica infinita che vi potrà permettere, anche magari in una città costosa come New York City, di vivere in un appartamento solo per voi. Solitamente nelle due coste, West e East, il costo di un affitto, quello che si chiama housing, conta per il 30% del vostro stipendio. Questa cifra però può cambiare e può anche aumentare sensibilmente. Per esempio, a New York City è più del 30%, in California supera il 40%, addirittura San Francisco, secondo gli ultimi dati, raggiunge un 51%, quindi la vita è praticamente costosissima, quasi impossibile per qualcuno che è in una posizione di entry level, cioè che ha appena iniziato da poco un lavoro e una carriera. È uscito però recentemente un articolo su LinkedIn.com dove vengono elencate le città che vanno forte dal punto di vista del rapporto costo della vita e qualità del housing e rispetto a quelle che invece hanno una pessima qualità da questo punto di vista. Questo dato era stato trovato considerando quelle persone che considerando il rapporto tra le persone che si trasferiscono in una città rispetto a quelle che se ne vanno. La città che ha il più interessante dato da questo punto di vista, cioè più affordable, con il solo 23% del costo dell'housing rispetto allo stipendio, è
proprio quello dove vivo io, Minneapolis, St. Paul, nella Minnesota. E quest'area chiamata delle Twin Cities. Non mi sorprende che sia così, perché effettivamente l'ho notato sin da subito quando sono arrivato qua qualche anno fa, ma questo è sicuramente il posto dove si vive meglio da questo punto di vista. È interessante vedere che se si cammina per la città di Minneapolis e di St. Paul si trovano dovunque, soprattutto in centro, delle nuovissime costruzioni, nuovissimi edifici, gli appartamenti, proprio perché c'è un flusso di persone continuo e l'area metropolitana sta superando i 3.200.000 abitanti. Altro posto da considerare importante, sempre subito dopo Minneapolis, è Phoenix in Arizona, che tra l'altro è una città che ha avuto recentemente un influsso di anche venture capitalist e denaro dalla Silicon Valley, quindi una città dove ci sono opportunità anche per lavorare in tech, e questo è molto importante. Un'altra città elencata in questo questa ricerca in buona luce è St. Louis, Missouri. Mi fa molto piacere perché mio fratello ci ha vissuto per alcuni anni, è una città che ho avuto esperienza di vivere per un po' e mi ha sempre piaciuta, anche se notavo che era un po' in difficoltà. Invece adesso sta tornando, bouncing back, e St. Louis quindi è un'altra città da questo punto di vista importante. C'è poi il caso di Boston, che è particolarmente interessante perché è una città un po' a parte in questo senso, no? È nella East Coast, quindi si penserebbe che sia difficile da permettersi, e effettivamente così è, però è una città in cui ancora gli stipendi stanno crescendo nella media, perché c'è stato un grande arrivo di company che hanno investito in tech, quindi dove sono tech ovviamente c'è molto denaro, e quindi questa città figura ancora tra quelle in parte, diciamo, affordabili, affordable. Quelle invece da dimenticare da questo punto di vista, quelle più complicate, sono naturalmente tutte quelle in California, San Diego, Los Angeles, San Francisco. Appunto, dicevo, San Francisco costa spesso, può costare più del 50% housing del vostro stipendio. Quindi questi sono tutti i fattori da considerare, metterò un link a questa ricerca. Io credo che per scegliere la propria città dove iniziare la propria carriera in America non basti semplicemente pensare a dove si è stati bene quando si è venuti in vacanza, ma bisogna pensare chiaramente a quali sono i propri obiettivi di lungo medio termine, quali sono i vostri obiettivi di carriera e soprattutto quanto conta per voi la qualità della vita. Until next time, peace out.